Ciao, benvenuto sul mio canale. Oggi parliamo di Pasticceria Vegana, un libro bellissimo di Edizioni Red. Io non so se si pronunci esattamente Dunja o Dunia, quindi chiedo perdono, comunque io la chiamerò Dunia Gurin, ed è un libro bellissimo. Le fotografie non sono di Dunia, anche se lei è un'appassionata fotografa, e sono veramente strepitose. Mi viene chiesto spesso quali siano i libri di Pasticceria Vegana attendibili, che quindi siano, diciamo appunto, perfetti per costruire in cucina qualcosa di davvero appetitoso e non quei mallopponi, quei mappazzoni dolcissimi che non sanno di niente. Io ho già parlato di Cioccolato Vegan, che è un libro bellissimo, ne ho parlato e riparlato, e ho fatto tantissime ricette sul mio blog. Ho fatto, credo, anche una recensione qui sul canale. Ti lascio comunque tutti quanti i link di riferimento nel box informazioni. Di Dunia, si può dire prima di tutto che è una fotografa specializzata in food, non c'è moltissimo in rete di lei ed è un vero peccato. Si approccia alla cucina, la sua passione sin dalla tenera età e riesce a sfornare delle cose incredibili. Questo libro è piccolino, ma ci sono tutte le basi della pasticceria e ti posso assicurare che tutte le ricette hanno un esito positivo. Le ho provate praticamente tutte, non me ne manca neanche una, e soprattutto molte le ho pubblicate all'interno del mio blog, quindi ti lascio sempre il link nel box informazioni. Il prezzo è bassissimo, si aggira intorno ai 19,50 e ci sono oltre 50 ricette di dolci vegani. E sono tante, perché comunque si parla di brownies, si parla di torta doppio cioccolato e fragole, cupcake foresta nera, torta glassata con le carote. Io ho provato anche i crackers vegani con il sesamo nero, e ci sono anche i lamingtons. E ripeto, la cosa sconvolgente è che somigliano moltissimo nel risultato al dolce originale, perché senza portarla tanto per le lunghe, di solito insomma il muffin vegano, sembra male anche a chiamarlo muffin perché poi in realtà è un agglomerato, soltanto o troppo zuccheroso o troppo farinoso, pappettoso. Invece la cosa sconvolgente è che il muffin marmorizzato somiglia effettivamente a un muffin marmorizzato, quindi ha tutti i sacrosanti diritti di chiamarsi muffin, di chiamarsi quadrotto, di chiamarsi trancetto, di chiamarsi lamington. Te lo consiglio, è un volume validissimo e ti lascio appunto tutti quanti i link di riferimento e magari qualche ricetta che ho provato dal libro, così magari lo provi, che ne so, prova i quadrotti di avena o i crackers vegani perché sono pazzeschi. Io ti rimando al prossimo video, noi ci vediamo presto, un bacio e grazie sempre. Ciao!